Onorevole Bianchi, già ministro dei trasporti, rettore dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Ecco, il Mediterraneo, il Sud in qualche modo questa sera è stato protagonista, volendo però creare un protagonismo che non fosse solo di una parte del paese. Sì, questo credo che sia il nodo della questione, che il Mezzogiorno, il Sud del paese costituisca un problema ma contemporaneamente una straordinaria risorsa. È una cosa che si dovrebbe capire nell'intero paese, non c'è un problema di Mezzogiorno contro il Centro-Sud, non ci dovrebbe essere neanche un problema di Centro-Nord contro il Sud. Se riusciamo a comporre queste cose, lo straordinario patrimonio che esiste nelle regioni del Sud, soprattutto in questo rapporto col Mediterraneo, farebbe bene al Sud e farebbe bene a tutta l'Italia. Onorevole, anche le nostre università non sempre vengono raccontate nel modo adeguato, invece ecco, Unipegaso insieme ad APROM dimostrano che c'è una vitalità e anche una capacità di innovazione che a volte sfugge. Sì, intanto devo dire, io da moltissimi anni, oltre 30 anni, vivo dentro l'università, devo dire che la rappresentazione che ne abbiamo all'esterno non è mai veritiera. È vero che esistono problemi, esistono sacche di inefficienza, anche sacche diciamo di malcostume, però quella non è l'università, è la parte patologica dell'università. L'Università Italiana è una grande università ancora, tant'è vero che questi nostri cervelli che fuggono all'estero, fuggono nel senso che vengono chiamati e molto apprezzati. Detto questo, oggi si sta verificando un fenomeno nuovo, che è questo delle università telematiche. Era inevitabile che si formasse in un mondo che ormai è dominato dalla telematica. E la Pegaso è certamente una punta, un'eccellenza in questo campo, lo vediamo dal consenso che ottiene dagli studenti e anche dalla qualità degli studi. C'è molta resistenza ancora nel mondo universitario ad accoglierle. Io ricordo che quando era la conferenza dei rettori, iniziava allora, c'erano molti distinguo. Oggi dobbiamo prendere atto che è una realtà nuova e che, se ben intesa, ci sono alcune università telematiche che bisognerebbe, come dire, cancellare, ma se prendiamo il meglio che c'è, e Pegaso appartiene al meglio, c'è una grande risorsa disponibile per i giovani di questo paese. Un'ultima domanda provocatoria: è utile premiare? Ma sai, i premi oscillano un po' tra questo, come dire, queste cerimonie un po' stucchevoli per cui si ripete sempre tutto, e il fatto che però a volte si rappresentano delle realtà che altrimenti resterebbero, come dire, defilate. Aver visto questa sera una personalità come il presidente Squitieri, che con un cursus honorum lunghissimo alle spalle, premiato da un'altra personalità di lunghissimo corso come il presidente Santa Croce, ci deve far pensare a quello che poi è stato detto, che dentro le nostre istituzioni, che oggi tendono ad essere, come dire, vituperate e viste solo in negativo, in nome di un nuovismo che faccio fatica a condividere, ci mostrano un aspetto che è quello a cui ci dobbiamo tenere molto legati, perché se in un momento di particolare crisi dell'intero sistema, la tenuta di queste istituzioni è una garanzia assoluta. Il premio fa sì che queste istituzioni abbiano per un momento, diciamo, un palcoscenico in cui rappresentarsi.